Oggi, come vi ho detto nel video che ho postato poco prima, è un giorno che nel terzo millennio, essendo il 7266 come avanzamento rispetto al giorno 111, rivela tutta l'energia e come possiamo appurare proprio dal Vangelo di oggi del rito ambrosiano, questa è tutta l'energia per come Gesù Cristo la scatena. Vangelo secondo Matteo, capitolo 10, versetti da 1 a 6. In quel tempo il Signore Gesù, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire da ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Come vedete, proprio nel giorno di oggi e nel rito ambrosiano della mia chiesa qui a Saronno, c'è Gesù che scatena tutta l'energia della fede in lui.